L'Associazione Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola e la storica Associazione Musicale Orfeo Stillo hanno riproposto per l'annualità 2024-2025 il Festival e Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola, giunto alla sua 17ª edizione. Molto apprezzata e gradita dal numeroso pubblico, la serata all'insegna della grande musica e della tecnologia, andata in scena al Teatro Odeon di Paola grazie al concerto evento Morricone con AI, una coproduzione dell'Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola con l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretta dal maestro Francesco D'Arcangelo. Una grande festa della musica da film che ovviamente abbiamo ascoltato, apprezzato dal vivo e guardando anche però le immagini dei relativi film costruiti con l'intelligenza artificiale. È il grande privilegio ovviamente di aver avuto un'introduzione a questo tema attualissimo da parte del professor Gottlob. Il concerto, un innovativo ed emozionante omaggio alle immortali colonne sonore del maestro Morricone, eseguite sulle immagini realizzate dall'intelligenza artificiale ispirate a celebri film, ha riportato l'attenzione sui valori dell'arte, ma anche della scienza. Il professor Georg Gottlob, docente presso l'Università della Calabria, già ordinario dell'Università di Oxford, infatti, nel suo intervento, ha fatto il punto sullo stato attuale dell'intelligenza artificiale, focalizzandosi sul rapporto tra creatività, intelligenza artificiale e sviluppi futuri. Un agente, una macchina, un computer può essere intelligente come un essere umano, ma non solo su compiti specializzati, che come lo sa fare oggi, per esempio il riconoscimento di immagini oppure giocare a scacchi. Queste sono tutte specializzazioni, no? Sono tutte capacità speciali. Invece un grande sogno degli scienziati era di creare l'intelligenza artificiale generale che veramente in tutti gli aspetti può sostituire o anche superare in qualche modo il pensiero dell'uomo. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 30 novembre con il concerto Romantiche Emozioni, un viaggio tra le più belle pagine della letteratura sinfonica. A calcare il palcoscenico del Teatro Odeon di Paola sarà l'Orchestra del Mediterraneo diretta dal maestro Alfredo Stillo.